E quando l'amministrazione repubblicana non fece e non mosse un dito, e lasciò fallire Lehman Brothers, questo signore andò ancora a Washington, restò un giorno intero a colloquio col presidente americano, ne venne fuori la decisione di destinare 700 miliardi di dollari affinché le banche americane non fallissero, perché altrimenti sarebbe stato il disastro. E per metterla definitivamente a zero, caro Zanda, domandi al presidente Putin e al signor Sarkozy com'è andata la vicenda dei carri armati russi a 15 km da Tiriviislava, quando c'era la decisione del Parlamento russo, di tutto il quartier generale dell'esercito russo, di attaccare la Georgia, di arrivare a Tbilisi e attaccare all'albero più alto il presidente georgiano, parole tra virgolette che le cito, e fu questo signore che con molte ore di discorso al telefono col presidente Putin e con Nicolas Sarkozy in contatto col presidente Medvedev fecero decidere alla Federazione Russa di non fare quell'attacco che avrebbe portato a zero le relazioni tra l'Occidente e la Russia e avrebbe creato un divorzio difficilmente superabile tra la Federazione Russa, l'Unione Europea, l'Alleanza Atlantica, gli Stati Uniti d'America.